Siamo nella vecchia Giudecca di Rende. Gli ebrei a Rende arrivarono probabilmente nell'undicesimo secolo e crearono una comunità grossa e molto prospera, ovviamente in un paese che era complessivamente un paese povero, dunque la prosperità era relativa. Erano mercanti, erano scribi, erano dei medici, erano anche dei mercanti, dicevo mercanti di tessuti, ma anche delle chincallerie. Erano così prosperi che nei primi del 300 il re Roberto pensò bene a instaurare una tassa sui maschi ebrei residenti a Rende che avevano più di 15 anni, e questa tassa, che riguardava solo Rende ma tutta la valle del Crati, da Cosenza, Rende, Montalto e anche altri paesi, rendeva così bene che il re Roberto invitò degli ebrei di isole Baleari a insediarsi in questa zona. Così verso 1400 c'erano qualcosa come 600 ebrei residenti a Rende, su una popolazione che all'epoca era di 527 fuochi e dunque diciamo di 2.000-2.500 persone, che vuol dire che un quarto della popolazione erano ebrei. E questo è il punto più alto del quartiere, la Giudecca. Fu certamente il luogo dove c'era la scuola, perché c'era la scuola e c'era la sinagoga. Forse la sinagoga e la scuola era lo stesso edificio, e poi vedremo questo edificio che poi diventò una chiesa e poi una specie di magazzino. L'espulsione degli ebrei è del 1511, degli ebrei dei nuovi cristiani, cioè dunque degli ebrei convertiti in seguito alle prammatiche spagnole di espulsione degli ebrei. Nel 1512 viene confermato che gli ebrei espulsi lasciarono Rende. È meno sicuro sui cristiani novelli, cioè quelli che poi diventano i Maragni, tanto vero che c'è una seconda prammatica nel 1532. Poi quando vedremo le immagini della Giudecca, che è un quartiere grosso, vedremo che l'apparenza delle case, l'apparenza esterna delle case era rustica, e questo era un ordine della sommaria di Napoli, di tenerle rustiche in modo da non suscitare le invidie dei cristiani. E questo nome storico, la Giudecca, è stato sostituito a metà degli anni Ottanta, noi speriamo di restituire l'antico nome almeno come un ricordo nella toponomastica. Durante il periodo del lockdown mi trovavo spesso affacciato al balcone a parlare da lontano con un vicino di casa, ed eravamo tutti e due interessati su come si chiamasse in realtà l'albero, un albero molto alto che si trova qua giù. E finalmente siamo riusciti a scoprire che era un pioppo nero. Questo amico mi disse che il padre gli raccontava che negli anni, suppongo negli anni 60, ci furono degli scavi ai piedi di quest'albero e si trovarono resti umani e anche una moneta di cui ha benissimo il ricordo del 1512. E lì la fantasia è cominciato a viaggiare, e ho pensato che forse era, essendo qui su via Giudecca, il cimitero degli ebraico, fuori le mura, sotto la via appunto Giudecca, e soprattutto l'albero mi è venuto in mente le citazioni, numerose citazioni, la Kabbalah, quando parlano dell'albero della vita,
albero. E mi sono immaginato quest'albero, una rappresentazione fisica dell'albero della vita, con le sefirot, tutte le connessioni tra il terreno e l'ultraterreno. E mi è piaciuta molto questa idea. Io non sono un credente, ma diciamo, l'idea era molto suggestiva, molto piacevole, insomma. E oltretutto un raccordo con quali sono le nostre radici di rendesi e remitane, come potremmo chiamarci. Antichi a Rende esisteva un insediamento ebraico, appunto proprio su questa via, crediamo, che si chiamava appunto Via Giudeca, e qui c'erano alcune piccole abitazioni sul tipo dei bassi napoletani, cioè messe su due piani, piani che erano molto bassi pure e che permettevano appunto agli ebrei di avere la loro residenza che era, come dire, fuori le mura, perché le cinte murarie di Rende si trovavano un pochettino più sopra, diciamo un 20 metri più sopra, 20-30 metri più sopra, e loro invece le loro residenze le avevano qui sotto e qui svolgevano le loro attività. E l'insediamento risale ai primi del 600, quindi è un insediamento antico, però non si trovano reperti, almeno per quello che ne so io, non si sono trovati reperti. C'era in una casa che è stata ristrutturata un piccolo bassorilievo che faceva pensare appunto a un insediamento ebraico, che è stato ricoperto, ma è stato pure fotografato prima di essere ricoperto dall'intonaco, quindi teoricamente ancora è lì presente. Mi ricordo che intorno a 30 anni fa un prete israeliano è venuto qui a Rende e stava facendo una ricerca sull'intera provincia di Cosenza per cercare questi insediamenti e i reperti e le testimonianze che ancora esistevano. Io l'ho portato in giro proprio qua su Via Giudeca e l'ho fatto parlare con uno storico di Rende, il professore Lunetto Vercillo, che gli ha dato alcune indicazioni. Questo è tutto quello che rimane fino ad oggi. Mi fa molto piacere che quest'anno, malgrado l'emergenza Covid, riusciamo a essere presenti nella rete europea, rete italiana della giornata della cultura ebraica. Noi riusciremo adesso a fare delle ricerche più approfondite sulla storia lunga e tormentata anche degli ebrei a Rende, ma una presenza di cui appunto le tracce ci sono sempre, perché era nel tardo medioevo fino all'espulsione una presenza molto importante, ed è anche una presenza che incuriosisce molto i nostri abitanti, soprattutto del borgo antico. L'amministrazione comunale partecipa sempre con grande interesse alla giornata europea della cultura ebraica. Peraltro nella nostra città e soprattutto nel borgo vi sono tracce importanti di un percorso fatto in modo anche importante. Noi avvieremo tutta una serie di studi e di ricerche su quella che è stata la presenza ebraica nel nostro territorio. L'attenzione verso questo tema è particolare, perché siamo molto vicini a tutte quelle che sono le problematiche e i temi importanti che vengono affacciati.